sentito ringraziare di cuore Sonia Masini, il sindaco del Rio, in particolare Sonia, insomma, perché l'idea di una scuola di formazione politica a Reggio Emilia è stata una delle prime idee della Fondazione Il Deiotto. Noi abbiamo, appunto, quando abbiamo parlato e avviato questa fondazione, che insomma, è animata da un gruppo di volontari, ci tengo a sottolinearlo, e che è partita proprio da un confronto con le istituzioni locali di Reggio Emilia. Ero venuta qui a parlare con il sindaco, con il presidente della provincia, oltre che con le amiche di Il Deiotto, perché quelle sono sacre, sull'idea della fondazione, e avevamo individuato proprio con uno scopo, un'attività della fondazione, quella della formazione rivolta ai giovani. Quindi io sono molto grata, insomma, che questa idea della formazione si sia concretizzata in un progetto e che prenda avvio e che abbia scelto, sia stato scelto come tema proprio questo delle seconde e terze generazioni, anche se poi è proprio chiamarle così, perché questi figli sono italiani, come noto. E mi sembra importante che si dia l'opportunità, ecco, non soltanto di conoscere le seconde, le terze generazioni, di dialogare con loro, di avere la possibilità, appunto, di costruire una relazione di conoscenza, ma che il tema dell'immigrazione e della convivenza sia materia di studio e di formazione, perché è uno di quei temi complessi, difficili, rispetto ai quali in genere prevale l'onda emotiva, prevale lo stereotipo, mentre invece la conoscenza di che cosa stiamo parlando resta molto deficitaria, e quindi mi sembra importante che ci sia uno strumento in più che offra proprio la possibilità di entrare nel merito, di avere tutte le informazioni, perché come si vedete dal programma che verrà poi illustrato, appunto si affronta il tema dell'immigrazione e della convivenza da tutti i punti di vista.